Non lo so. Però di certo siamo arrivati fino qui per rinunciare. Direi proprio di no. Salve gente, anche oggi giocheremo di nuovo nel seed di Irven per proseguire. Come promesso, infatti, visto che avete lasciato tantissimi like, anche questo episodio sarà in questo seed, così vediamo di fare progressi e cercare anche di portare a termine qualcosa. Mi devo scusare perché non è uscito un video ieri, però ci sono stati svariati problemi e vabbè, spero che mi perdonerete, anche perché, per scusarmi, ho in mente qualcosina, quindi tenetevi pronti nei prossimi giorni, perché potrebbe esserci qualcosa a sorpresa. Magari di sera. Comunque, a breve entreremo in gioco. Vi ricordo, l'obiettivo è chiaramente trovare il piccone di Herobrine per poi darglielo. E così lui anche ci ricompenserà. Abbiamo scelto sì di allearci con Hero e speriamo che sia un'alleanza proficua che non ci voglia fregare. Speriamo di no, non credo. Dato che comunque l'abbiamo addirittura salvato e non ci ha nemmeno ammazzati, quindi direi che è una cosa positiva. L'unica cosa è che abbiamo avvistato Null nello scorso video. E ve li devo anche ringraziare perché alcuni mi avete fatto notare un avvistamento che io non avevo notato. O meglio, avevo notato ma pensavo fossero delle ombre buggate. Però guardando meglio, anche tipo all'inizio del video, tipo 2 minuti e 40 circa, avevamo fatto un avvistamento di Null. Quindi sì, l'unico che potrebbe ostacolarci, quanto pare, a parte i pillager, è Null. Però a quanto pare nemmeno lui ci ha ammazzati. Non lo so, è tutto un po' strano. Vediamo di entrare in gioco ora e di proseguire. Ok, eccoci qui in gioco. Prima di iniziare vi faccio vedere ovviamente per chi non mi seguisse su Instagram, se si riesce a vedere, questo è un esempio delle maglie che ci sono nel mio shop. Vi consiglio assolutamente di dare un'occhiata perché, come potete vedere, sono qualcosa di assurdo, di spaventosissimo. Su Instagram sì, ve l'ho già fatta vedere, però ci tenevo a farla vedere anche qui per quelli che appunto non mi seguono su Instagram. Però se avete Instagram, seguitemi, troverete sia il link dello shop, delle maglie, magliette, ci sono di tutti i tipi, anche del Killer, di Lunar, ma in particolare quella migliore, secondo me, è quella di Dark Sun. Adesso facciamo il tocco magico. Eccolo qui, perfetto. Quindi questo, ciao ciao. Ed entriamo in gioco. Ok, il mondo è stato appena caricato. Vi confesso che comunque ho giocato un pochino, giusto per vedere se c'era qualcosa di strano nei paraggi e per testare la registrazione. E vi anticipo che là nella taiga ho trovato qualcosina di strano. A parte quello che potete vedere già voi ora, che qua ci sono tipo delle liane, come si chiamano, quando in realtà alberi non ce ne sono qui. E ci sono questi cosi fluttuanti qua che abbiamo già visto. Però, se noi andiamo nella taiga, ci sono delle altre cosette strane. Sono dei segni di Irme, quello che ho trovato. Adesso vi faccio vedere comunque. Mentre arriviamo nella taiga, vi ricordo anche che se volete supportare quello che faccio, sarebbe gradita magari una condivisione con degli amici di questo video e magari invitateli a iscriversi al canale. E facciamo anche così, se c'è qualcuno che si è iscritto ora, me lo faccia sapere nei commenti, così lo posso anche ringraziare. E scrivete anche che vi ha mandati, così ringrazierò entrambi. Mi raccomando, fatelo, controllo. Però adesso non perdiamoci troppo in chiacchiere, volevo farvi vedere qua come siamo messi. Ok, giorno, tranquillamente. Vi volevo far vedere una cosa che ho trovato. Mi sembra. Ah, eccoli qua. Guardate qua che alberi stranissimi. Cioè, ci sono degli alberi praticamente col tronco di terra. È stranissimo. Qua, oddio, addirittura mega buggato con le liane qui. E boh. Qua senza. Quest'albero senza foglie, col tronco buggato. Non so se è un errore di generazione o se è stato Irven. Non ne ho la minima idea. Perché in teoria Irven dovrebbe comunque. Sì, tagliare gli alberi, togliere le foglie, ma mettere a terra non l'ha mai fatto, da quello che so. Cosa triste però, oltre a questo qua non ho trovato nient'altro. Qua si stanno crescendo altre liane, ma non lo so, non ho trovato altre piste da seguire. Infatti anche se andiamo in questa direzione, qua c'è una taiga normale, sì, un po' strana, però è pur sempre una taiga questa, non ci sono altri segni evidenti. Non c'è di certo un passaggio, qualcosa. Quindi direi che la cosa più intelligente da fare, penso sia proprio, visto che abbiamo tempo, mezza giornata, dovrei fare in tempo, di ritornare al villaggio. Così anche vi faccio vedere dove avete avvistato Null, che tra l'altro pensavo di averlo. Cioè, io avevo visto un'ombra buggata, pensavo fosse appunto un'ombra buggata, ma in realtà era Null. Quindi vi faccio vedere quella parte là, magari là troviamo qualcosa di strano anche, magari che ci ha lasciato qualcosa Null. Potrebbe essere.
Ok, questo è il villaggio. Ci ho messo veramente poco, infatti. Vabbè, sì, un po' di tempo è passato, però non male, è stato velocissimo. È stato proprio dritto, preciso. Allora, vediamo un attimo. Vi faccio vedere già ora, quasi quasi, dove abbiamo fatto l'avvistamento. Non penso ci sia ancora nulla, però magari c'è qualcos'altro. La grotta in questione, oddio, mi sa che è proprio quella. Eh sì. Perché proprio inizio video scorso siamo andati qui per controllare una croce, possibile croce di Herobrine. E tornando, abbiamo notato quella torcia là. Abbiamo notato un'ombra strana qua, buggata, ma in realtà non era un'ombra, ma era effettivamente Null guardando meglio. Era tipo Null esattamente qui, tipo, che ci guardava. Quindi vediamo di controllare questa grotta. Non penso ci sia ancora nulla, a parte che non vedo niente, grazie anche alle luci. Però, diamo un'occhiata. Avrei anche delle torce, però. Guarda qua. Cos'è, un dungeon? Sì, però non c'è lo spawner. Però c'è la chest. Ok. Ma forse è un bug, perché comunque ho aggiornato la versione di Minecraft e non c'è. Non è spawnato qua il mob spawner. O magari è stato distrutto. Magari da Null stesso, visto che è passato di qua, ha buggato un po' il tutto. Brutto di non avere la Optifine, è sempre sta cosa qua che non posso vedere se tengo praticamente in mano torce, non vedo niente, quindi. O le piazzo, però vorrei mantenere questo luogo abbastanza privo di torce o altre cose. Dato che sia passato Null, non vorrei, magari attirare la sua attenzione. Perché sì, non ci ha ammazzati, però sappiamo benissimo che è molto, ma molto pericoloso. Di conseguenza, non so se è il caso di provocarlo o rischiare. Wow, guardate là! Della lava? Oddio, quella non è normale. Era già capitato nel vecchissimo mondo di Irme, quando giocavamo ancora nella 1.11 o 12, quel che era. E questa montagna, da un certo punto è iniziato a cadere della lava, così a caso. Poi. Cavolo, è anche notte. Guardate qua. Poi. Oh mio Dio. Cavolo, è notte però anche. E di notte Null, se è nelle grotte, potrebbe anche uscire. Però potrebbe esserci anche Herobrine qua. Beh, Herobrine non mi spaventa, magari. Cioè, non penso ci ammazzi ora, voglio dire. Lo stiamo aiutando, lui sta aiutando anche un pochino noi, magari. Dobbiamo controllare questa montagna, perché da là è partita la lava, dobbiamo controllare anche questa piramide. Quindi, sto registrando, sì. Io direi controllare prima la piramide. Più che altro c'è un semplice passaggio del Nether, andiamo a dare un'occhiata. Magari c'è Irem, magari si vuole dire qualcosa, non lo so. Magari è stato lui stesso a versare la lava per farsi notare, comunque questa, farsi notare questa sua base. Ok. Siamo nel Nether, anche mi sa la prima volta che lo vedo con le texture nuove. Però qui. Qui c'è qualcos'altro. Altra piramide. Siamo attenti. Non pensavo fosse così. Profondo questo piccolo canyon. Ok, voi comunque vedrete tutto un pochino più luminoso, sono io che vedo tutto un pochino più buio. Quasi quasi metto anche gli occhiali. Ok, no, non sono da vista per quelli che me lo chiedono ogni tanto. Sono dei semplici occhiali che proteggono dalla luce blu del PC. Non una fatica, non la vista, insomma. Però un attimo, adesso cerchiamo di rimanere concentrati, perché non è di certo una situazione questa nella quale possiamo permetterci di perdere tempo, non rimanere concentrati. Qui c'è un'altra piramide. Diamo un'occhiata. Mi avevo già detto che queste piramidi sono di Irme, per questo mi avvicino. Sì, in altri casi, in altri mondi, non mi sarei avvicinato così, però qua sappiamo che Irme dovrebbe essere il nostro amico, più o meno. E mi sa che abbiamo trovato qualcosa qua di utile. Penso che questa cornice, quando troveremo il piccone, se lo troveremo, dovremo tipo metterglielo qua. Però
Qua c'è anche un'altra stanza, però sinceramente eviterei di andare, dato che non sappiamo molto al riguardo. Quindi sì, forse è meglio se per il momento ce ne andiamo da qua. Semplicemente forse si voleva far vedere dove dobbiamo mettere il piccone se dovessimo trovarlo. O magari abbiamo scoperto noi a Lavala, non c'entra niente. Quindi sì, allontaniamoci da questo luogo e vediamo di fare qualche... non so, qualche giro a queste parti, vedere se qualcosa che potrebbe servirci, qualche indizio, qualcosa. Allora, sicuramente io darei un'occhiata a questa montagna, perché la lava sì, secondo me è sempre sospetta, quindi io farei una cosa di questo tipo. Vediamo di salire, vedere da là sopra se c'è qualcosa, magari da là abbiamo una vista migliore, riusciamo a vedere se c'è qualcosa in lontananza, qualcosa del genere, insomma. Qua sfruttiamo anche un po' l'acqua, magari. Ok, ci siamo quasi qua sopra. No, però non c'è niente. La lava ormai sta anche scendendo in realtà. Questa conferma anche che qualcuno ha messo, magari ha vuotato un secchiello di lava e poi l'ha tolto, qualcosa del genere. Beh, vediamo un attimo se riusciamo a vedere qualcosa da qua sopra. Purtroppo c'è anche una nebbia abbastanza elevata. Però là vedo qualcosa di luminoso. Oddio, là c'è qualcosa di luminoso che si distingue. Penso che potremmo andare a controllare. Magari effettivamente era un modo per attirarci e farci notare quella cosa là. Magari qualcuno ci sta effettivamente aiutando. Magari, non lo so, però sono veramente confuso, eh. Ok, c'è. Qui c'è praticamente Irobrain e Null. E ci siamo noi. Quindi o è l'uno o è l'altro. Non so chi dei due sia, però sappiamo che qua c'è qualcosa del ghiaccio. Bene. Potrebbe essersi. No, dai. No, non lo dico perché non credo, però. Non so. Mi sa che effettivamente abbiamo trovato qualcosa, una pista da seguire, però. Entità del ghiaccio. Il fantasma. Ma cosa ci fa qui? Non penso sia lui. Magari semplicemente Irving o qualcun altro. Null, cioè. Anche qua del ghiaccio. È ghiaccio almeno. Sì. Abbastanza strano, devo dire, però stiamo trovando qualcosa da seguire, quindi ottimo. Proviamo ad andare magari in questa, mantenendo questa traiettoria. Hai Spy Kids qua. Ok. Questo è una parte del mondo che si è generata nuovamente perché vicino al villaggio non c'erano, almeno della 1.12 non c'erano le Ice Spike Hills. E tra l'altro non sono neanche le Ice Spike Hills, questi sono gli iceberg, quindi per forza che non... Eh beh, ovvio che non c'erano, sono gli iceberg. Wow. E abbiamo trovato un nuovo bioma. Vabbè, non nuovissimo perché c'era nella 1.13 se non sbaglio, però qualcuno ci ha portati fino qui, quindi ci conviene effettivamente controllare. Che cavolo è quel coso? Siamo una sorta di faro. Ok, stiamo trovando tantissime cose in realtà qui. Qui c'è una sorta di faro altissimo, c'è una... non so neanche, una punta ghiacciata con della luce da sopra, sembra tipo glowstone o non lo so, delle lanterne. Con dei blocchi fluttuanti, oh mio Dio, guarda che figo anche. Andiamo a vedere. Sì, c'è una sorta di faro qua, assurdo. Veramente bello, però allo stesso tempo è un po' inquietante, non so di chi sia anche. Comunque sì, questo è proprio il bioma degli iceberg. Oh mio Dio. Non penso... Ah, però aspettate, non penso sia una cosa... magari... di un aggiornamento, non credo. Però effettivamente non mi sono informato. Ampolla d'acqua. Qua mi sa che c'è qualcuno però. Beh, c'è una tranquillità un pochino inquietante, devo dire. Però direi che abbiamo un obiettivo. Tra un po' sarà anche giorno, quindi meglio. Io direi di andare là sopra. Prenderei della sabbia, tanto ce n'è tanta qui, e proverei a salire là. Allora, diciamo che comunque siamo stati abbastanza fortunati perché qualcosa stiamo trovando.
Questo faro qui è veramente figo, non so se sia una cosa dell'aggiornamento nuovo, però direi in ogni caso di controllare. Ma me lo direte voi nei commenti se è effettivamente qualcosa di nuovo oppure effettivamente è una cosa strana, perché io non ne ho la minima idea. Qua speravo di trovare un po' più di sabbia, vabbè usiamo la terra, chi se ne frega. Però sarebbe più comodo la sabbia. Ok, penso di aver preso abbastanza sabbia, dovrei aver preso, sì, quasi 2 stack, penso che dovrebbero quasi sicuramente bastare per arrivare da sopra. Non so quanti blocchi siano, però penso che basti, no? Lo scopriremo presto, vabbè, crafting table lasciamo da qua, non ha importanza. E adesso sì, proveremo ovviamente a salire da sopra e vedremo se magari c'è qualcosa da sopra. Qua tra l'altro c'è anche un relitto, se c'è qualcosa da sopra, comunque magari da sopra riusciamo a vedere qualche altro luogo, non lo so. Proviamo ad andare, dai. Facciamoci coraggio e saliamo. Primo stack terminato. Vediamo quanto manca. Parecchio alto, devo dire. Sembrava più basso, in realtà. Vista carina da qua sopra, però. Vedo altri iceberg là. Proviamo a salire, dai. Arriviamo proprio alla cima. Ok, ci siamo, glowstone, guardate che formazione strana, è bellissimo comunque da vedere, il problema è che, aspettate, stavo per dire che non c'è niente, ma in realtà, guardate qua sopra cosa c'è, la luce può aiutarti? Nelle profondità oceaniche. Ok, c'è un cartello con scritto la luce può aiutarti nelle profondità oceaniche. Penso sia un indizio. La luce può aiutarti nelle profondità oceaniche. Ok, interessante. Vi ho trovato questo cartello con scritto questa frase. Penso sia un indizio ad occhio. Quindi effettivamente forse stiamo andando dalla parte giusta. Eliminiamo questo cartello. La luce può aiutarti nelle profondità oceaniche. Penso dobbiamo andare quindi nelle profondità oceaniche. Con una luce però. Altrimenti non vedremo. Potrebbe essere. A meno che con light non si riferisca a qualcos'altro. Anche perché... mi sembra che ci sia un'entità che si chiami light. Forse mi avete detto in passato voi. Però non mi ricordo bene. Beh, io direi di fare così. Abbiamo un relitto proprio qua sotto. Ok, non è proprio nelle profondità oceaniche, però potremmo controllare, magari. Potremmo trovare un altro indizio lì. Controllare non ci costa nulla, anche perché potremmo trovare risorse, altre cose utili. Qui direi che facciamo così. Procediamo già ora, tanto è esattamente qua sotto. Allora, non vedo porte qui, quindi respirare è un po' difficile. Però lì c'è una chest, quindi vediamo di prendere la chest. Sì, però cerchiamo anche di non morire, ovviamente. Prendiamo un po' d'aria, oddio, anche un po' rischiato in realtà. Rigeneriamo, che è meglio. E mutiamo velocemente verso la cesta, raccoglieremo tutto quello che c'è all'interno. Non nuota adesso, ok, nuota. Fare in fretta, era tipo qui. Ok, carapace, me lo prendo. Respirazione acquatica, non male. Ok, non ho più ossigeno, però. Oh, sbrighiamoci. Che qua si rischia veramente di morirci. Usiamo il carapace, va che è meglio. Sì, magari mi svuoto ora l'inventario, così evito di rischiare di morire soffocato. Non so perché non mi fa rigenerare. Perché non mi fa rigenerare? Cioè, ho la barra della fame piena, ma non rigenera. Perché? Ma che strano. Ok, il tempo sta andando avanti. Ma non mi fa rigenerare per qualche motivo, non lo so se... boh, strano. Non capi... cavolo c'è là sotto? Oh mio Dio. Non so se riuscite a vedere, ma c'è qualcosa di luminoso. Sembra addirittura una freccia. Di glowstone.
Oh mio Dio. Allora, non rigenera, non so quale sia il motivo per il quale non rigenera, però là sotto c'è qualcosa. E là sotto dobbiamo andare. Respirazione acquatica, beviamone una. Perché non possiamo nemmeno rigenerare, a quanto pare, la salute. Abbiamo 3 minuti più questo, andiamo. Wow. Guardate qua. Sembra o una freccia o un piccone. E siamo anche nelle profondità oceaniche. Cosa c'è di più profondo di un... Come si chiama questo? Un canyon subacqueo? Mi sa che era proprio questo l'indizio. Dovevamo semplicemente guardare sotto e seguire questa luce qui. Vediamo se è una freccia questa. Vedo le torce di redstone, sì. È assolutamente una freccia. Way. Abbiamo raggiunto un posto abbastanza strano. E stiamo proseguendo. Non dico niente, ma sapete che spero che ci sia qualcosa qui. Però qua mi sa che in realtà... No, forse si continua, aspettate. Non ho... Cavolo, blocchi... Vabbè, rompiamo la cobblestone qui, che se ne frega. E usiamolo qua, sennò si brucia tutto. Oddio. Non è trappola, eh? Oddio, ce l'abbiamo fatta. Prendiamolo subito. Piccone di Herobrine. Rigeneriamo ora che a quanto pare ha deciso di rigenerare un po'. Andiamocene. Andiamocene. Ok, andiamocene però. Bisogna ammettere che abbiamo avuto un po' di fortuna, perché sì, l'indovinello era anche abbastanza facile, però profondità oceaniche, luce, era un po' troppo generico. Rischiavamo di girare a vuoto tantissimo se non vedevamo quella cosa luminosa, quindi non male. Assolutamente non male. Abbiamo avuto fortuna, eh. Io direi ora di tornare, cavolo, è anche notte. Vabbè. Adesso facciamo una corsa, perché come mi state vedendo è quasi notte, non vorrei che arrivasse il guastafeste di turno proprio ora. Quindi diamoci una mossa, sto registrando e controlliamo perché questo momento è fondamentale. Penso che questo video durerà un po' di più rispetto al solito, eh. Forse non dico che arriveremo a 30 minuti, ma potremo avvicinarci. Però so che non vi dispiace, quindi se siete arrivati a questo punto del video, stiamo per consegnare il piccone ad Irme e ci prenderemo ovviamente la ricompensa, magari. A meno che non succeda qualcosa di peggio, però non voglio neanche pensarci, non voglio portarmi sfortuna. Mettete like ora e scrivetemi nei commenti. Non so qualcosa, tipo carota. Così so che siete arrivati a questo punto del video. Vediamo quanti sono arrivati a questo punto. Ok, è notte. Siamo arrivati. Vedo la piramide. Io direi di entrare subito direttamente. Sì. Perché ho pure creduto qualcuno di notte. Sapete com'è la situazione in questi mondi. Di notte tutti si risvegliano. E non va bene assolutamente. Dai, forza, speriamo. Dobbiamo solo dare il piccone a Dirwen, metterlo nella sua piramide. Ok, però stavo pensando... Non sapevo neanche se dirvelo, però mi sembra tutto un po' strano, eh. Perché pensandoci bene, non è che sia stato così difficile ottenere il piccone. Penso che sì, abbiamo avuto fortuna, ma... Mi sembra quasi un po' troppo facile. Non lo so. Però di certo siamo arrivati fino qui per rinunciare. Direi proprio di no. Ok. Penso che dobbiamo magari avvertirlo cliccando qua. Ok. Beh, vediamo di uscire. Poi... Si è chiuso? Perché si è chiuso? Cavolo, non è una bella cosa questa. Ok, ho il piccone in diamante, potrei rompere i blocchi, ma...
Forse si vuole fare andare in quest'altra stanza, perché se questa è chiusa, voglio dire, non possiamo andare da altre parti, solamente possiamo andare di qua. Quindi penso sia quello che voglia. Magari si vuole ringraziare o dobbiamo prendere la ricompensa, magari che è di qui. Proviamo ad andare. Oddio, aspettate un attimo! Non è Irwe, è un'armatura questa! È un armor stand! Non è Herobrine! Oddio, beh, si vede anche gigante! Oh mio Dio, un bruttissimo presentimento! No! Ho un bruttissimo presentimento! È un armor stand questo, praticamente penso sia un'armatura in pelle modificata, qualcosa del genere, non lo so, un travestimento. No, non era Irwin quello che abbiamo visto prima, che abbiamo salvato? Oh mio Dio, questo potrebbe essere un bel problema. Ok. Mio Dio! Cosa? Killer! No, ok. Non può essere il killer. Era il killer che ci ha ingannati? Ma stiamo scherzando? No, non può essere. Dove cavolo siamo? Ah, ok, forse ho capito dove siamo. Oh mio Dio, il killer ci ha ingannati. Era il killer, ma come fa a essersi il killer? Non l'abbiamo più evocato. È stato sconfitto e poi basta. Non l'abbiamo più evocato. Oddio, devo capire cosa è successo, perché non può essere. Non può essere una cosa del genere. Subito, quando ho visto la figura nera, pensavo fosse Null. A parte che subito non mi ero neanche accorto bene. Pensavo fosse Null. Dopo si è girato e ho visto che era il killer. No, vabbè. Direi che siamo in una situazione abbastanza spiacevole. Ora il killer ha il piccone di Herobrine. E sì, ovviamente i bonus che avete visto nel piccone di Herobrine erano tutti tipo... Cos'era? C'era anche Sharpness, mi sembra, però c'era tutti efficienza 10, tutte queste cose qua. Ma il piccone di Herobrine dovrebbe avere anche altri poteri. Non solo quelli scritti. No... Sembrava tutto troppo facile, effettivamente. E quando sembra facile... Ecco cosa succede. Nascondiamoci un attimo qua. E Null però? Non lo so. Non so, ditemi voi cosa ne pensate. Sono ancora sconvolto. Vediamo di uscire dal mondo, perché... Non ce la faccio, veramente. Ok, direi che per oggi questo è tutto. Aspetto i vostri commenti con consigli e osservazioni varie. Ci tengo veramente tanto per questo video, anche penso che durerà, non dico mezz'ora, però sicuramente più di 20 minuti, quindi spero che apprezziate questa cosa. Vi ricordo che anche per scusarmi, visto che ho saltato un giorno, come che avevo detto in realtà che cercavo di fare ogni giorno qualcosa, ci sarà qualche sorpresina nei prossimi giorni, quindi tenetevi pronti anche su Instagram. Se avete messo like... Ve lo devo chiedere assolutamente, perché sono disperato, veramente. Però sì, vi ringrazio di nuovo per la visione e ci vediamo domani in un prossimo video oppure live. Ciao.